Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di epilessia. Allora, cos'è l'epilessia? L'epilessia è purtroppo una condizione patologica che è dovuta ad un'alterazione del sistema nervoso centrale. In particolare si manifesta di solito con degli attacchi convulsivi e in corrispondenza di questi attacchi convulsivi nel cervello si verifica una scarica neuronale definita epilettogena e questa scarica neuronale, diciamo, è eccessiva rispetto, diciamo, alla normale funzionalità del cervello, della corteccia cerebrale, cioè noi sappiamo che il sistema nervoso, il nostro sistema nervoso funziona grazie a degli impulsi elettrici e questi impulsi elettrici sono, diciamo, molto deboli. Cioè sono di pochi millivolt, cioè il millivolt è il millesimo del volt, e invece nel caso dell'attacco epilettico, diciamo che i neuroni si attivano tutti contemporaneamente e attivandosi contemporaneamente, diciamo che questa scarica elettrica risulta molto potenziata e quindi in grado di scatenare l'attacco, di scatenare la crisi. Poi possiamo distinguere anche le crisi generalizzate o epilessie generalizzate quando si attivano contemporaneamente entrambi gli emisferi cerebrali e le crisi parziali o focali quando si attiva un'area specifica del cervello. Quest'area specifica del cervello, diciamo, è un'area di solito lesionata che è quella che dà origine alla crisi, cioè è da lì che parte, si dice, il focolaio epilettogeno. Quindi crisi generalizzata che riguarda tutto il cervello e di solito si manifesta anche con perdita di coscienza, caduta a terra, tipo il grande male epilettico, e crisi invece parziale o focale che riguarda una singola area del cervello lesionata da cui parte, come dicevo, la crisi, cioè la scossa neuronale, l'attivazione collettiva di un gran numero di neuroni. E quindi c'è un altro caso che dobbiamo considerare, cioè che la crisi può essere inizialmente parziale o focale, cioè partire da un'area specifica del cervello, per poi secondariamente estendersi a tutto il cervello e in questo caso noi diremo epilessia generalizzata secondaria. Quando invece la crisi interessa da subito entrambi gli emisferi cerebrali, allora noi diremo epilessia generalizzata primaria. Ecco, da qui noi possiamo partire per la classificazione delle epilessie. Vediamo quali sono le più comuni epilessie generalizzate. Allora, innanzitutto il piccolo male epilettico, definito piccolo male perché è, diciamo, un problema relativamente, relativamente lieve proprio rispetto a quello che è il grande male epilettico. Piccolo male epilettico vuol dire che si hanno delle assenze dalla coscienza che non comportano nessuna caduta a terra, riguardano di solito i bambini dell'età delle scuole elementari, dai 6 ai 10 anni soprattutto, e a un certo punto il bambino si assenta, cioè smette di fare quello che stava facendo, se leggeva smette di leggere, oppure se stava semplicemente attento smette anche di stare attento per un periodo molto breve di 5-10 secondi, poi riprende a fare quello che faceva prima una volta finita la crisi. E queste crisi possono però essere anche molto frequenti, soprattutto all'età che dicevo prima, sui 6-10 anni, e quindi possono anche compromettere l'adattamento scolastico, cioè possono creare un disadattamento perché ovviamente il bambino non sta attento e quindi andrebbero certificati questi problemi in maniera poi da regolarsi di conseguenza. E, oltre al piccolo male epilettico abbiamo il grande male epilettico che è proprio il classico attacco epilettico che si manifesta con la caduta a terra che può essere accompagnata da un urlo e a volte questa caduta è improvvisa e altre volte invece vi sono dei fenomeni premonitori, cioè che fanno pensare che sta per verificarsi l'attacco epilettico. E, questi fenomeni premonitori quando
quando esistono sono chiamati aure. Ecco, le aure possono essere date, per esempio, non so, dalle scosse muscolari di un arto, oppure anche da parestesie cutanee, quindi alterazioni della sensibilità, della cute, percezione di strani odori, insomma, dei sintomi che fanno sì che il soggetto si accorga che sta per avere l'attacco di grande male e allora magari si sdraia lui spontaneamente a terra, così evita il trauma della caduta. Quindi dicevo, ci sono due casi. L'altro caso più sfortunato, quando invece il soggetto da un momento all'altro perde il tono muscolare, cade a terra e poi si ha questo attacco di grande male. L'attacco di grande male si manifesta con due fasi: prima di tutto la fase tonica, dove c'è una contrazione spasmodica di tutta la muscolatura, quindi un blocco della muscolatura per cui il soggetto nemmeno respira, si ha l'apnea, si ha anche la cianosi del volto, però dura pochi secondi. E alla fase tonica segue la fase clonica, dove si hanno le scosse muscolari involontarie che di solito sono accompagnate anche da bava alla bocca e poi anche da incontinenza sia urinaria che fecale. E poi, una volta terminato l'attacco, attacco in cui può succedere di tutto, il soggetto può causarsi delle fratture, si può mordere la lingua, insomma, terminato l'attacco, dopo subentra una sorta di stato semicomatoso, cioè di sonno molto profondo. E quando il soggetto si risveglia, di solito non ricorda nulla di ciò che ha passato, ed ha anche un forte mal di testa, una forte cefalea. Durante l'attacco di grande male è bene magari mettergli qualcosa di morbido sotto la testa, anche un cuscino o un indumento, in maniera che eviti di farsi male sbattendolo appunto sul pavimento. E poi, terminate le crisi, va messo nella posizione laterale di sicurezza per far fuoriuscire la saliva e quindi impedire un soffocamento. Quindi questi sono, diciamo, queste sono le crisi generalizzate. Ah, diciamo anche una cosa, che se mancano le aure, quindi se il soggetto cade a terra da subito, senza segni premonitori, allora si tratta di un'epilessia generalizzata primaria, cioè generalizzata fin da subito. Se invece prima ci sono le aure, allora è generalizzata secondaria, perché vuol dire che prima si attiva una specifica parte del cervello, poi da qui l'attacco secondariamente si generalizza. Quando si generalizza, il soggetto casca a terra. E poi vediamo invece le epilessie parziali o focali, che quindi, come dicevo prima, dipendono dall'attivazione di una specifica area cerebrale. Vi sono le crisi semplici, senza perdita di coscienza, che sono dette crisi jacksoniane, e queste crisi jacksoniane sono di solito con dei sintomi controlaterali rispetto alla parte di emisfero che viene colpita dalla crisi. Quindi, se è l'emisfero sinistro, i sintomi si manifestano a destra, tipo per esempio scosse cloniche di un arto, cioè scosse muscolari. Altre volte sono fenomeni di alterazioni della sensibilità della cute, parestesie cutanee. Ecco, quindi sono gli stessi fenomeni che sono presenti nelle aure, che anticipano l'attacco di grande male, solo che qui magari si ha soltanto questa crisi e basta, senza che poi si manifesti il grande male, cioè in poche parole non si generalizza. Ecco, queste sono le crisi semplici senza perdita di coscienza. Poi ci sono le crisi complesse, che comportano anche una parziale perdita della coscienza, una restrizione del campo di coscienza. Le crisi complesse sono per esempio quelle dell'epilessia psicomotoria. L'epilessia psicomotoria riguarda il lobo temporale, quindi è spesso associata anche all'autismo, dove c'è di solito un danno a questa parte del cervello. Può manifestarsi, per esempio, con dei fenomeni psichici, tipo allucinazioni, fenomeni psicomotori, quindi alterazione proprio dello stato di coscienza. Un esempio è il sonnambulismo, un altro esempio è il déjà vu, cioè il fatto di credere di aver vissuto quella particolare situazione. E poi ancora un altro tipo di epilessia che si manifesta abbastanza frequentemente è quella a parossismi rolandici, che riguarda praticamente soltanto la bocca e la faringe, quindi si manifesta durante il sonno con un eccesso di salivazione, con dei rumori bucco-faringei, e di solito tende a scomparire verso i 15 anni. Poi, come si cura l'epilessia, come si diagnostica? Intanto si diagnostica con l'elettroencefalogramma, che è l'esame specifico. Altri esami sono la risonanza magnetica, la TAC, la tomografia siale computerizzata, ossia la diagnostica per immagini.
Poi diciamo che non c'è solo l'epilessia da, appunto da diagnosticare, ma ci sono anche, diciamo, cioè c'è anche il particolare tipo di epilessia da cui è affetto il soggetto. Ecco, dicevamo prima delle crisi generalizzate, abbiamo parlato del grande male, del piccolo male. Oltre a questi, vi sono anche dei fenomeni più rari, per fortuna, come per esempio la sindrome di West e la sindrome di Lennox-Gastaut. Nella sindrome di West si ha un particolare tracciato elettroencefalografico che va sotto il nome di ipsaritmia, che è specifico di questa crisi. La sindrome di West è molto molto grave perché riguarda i bambini di 1 anno, comporta anche arresto dello sviluppo psicomotorio, morte nel 30% dei casi, è detta sindrome degli spasmi in flessione o in estensione, e se il soggetto sopravvive poi in seguito avrà altre forme di epilessia come ad esempio la sindrome di Lennox-Gastaut. La sindrome di Lennox-Gastaut, che si manifesta in genere dal secondo anno in poi ed è caratterizzata dal polimorfismo delle crisi. Cosa vuol dire polimorfismo delle crisi? Vuol dire che le crisi si manifestano in vari modi diversi, quindi per esempio crisi atoniche con caduta del tono e quindi caduta letteralmente a terra del soggetto, oltre alle crisi atoniche anche attacchi mioclonici, cioè scosse muscolari molto rapide, oppure attacchi clonici, scosse più lente, comunque è una forma grave. Anche questa è spesso associata all'autismo. Sia la sindrome di West che la sindrome di Lennox-Gastaut sono parziali o focali, sintomatiche e o criptogenetiche. Criptogenetiche vuol dire a causa nascosta. Sì, perché quando parliamo di causa delle epilessie, noi dobbiamo distinguere tra le epilessie idiopatiche, che sono quelle di origine genetica, dove c'è una predisposizione ereditaria, familiare, poi quelle sintomatiche, che sono dovute proprio ad una lesione presente in una determinata area del cervello, e questa può essere evidenziata con l'elettroencefalogramma. Poi ci sono quelle criptogenetiche, che vuol dire a causa nascosta. La cripta è il nascondiglio. Quindi in poche parole si presume, si suppone che vi sia una lesione cerebrale, però questa non si riesce a identificare con l'elettroencefalogramma, però in base alla tipologia della crisi si sa che la lesione esiste, allora si dice criptogenetica. Quindi dicevo, la diagnosi viene fatta con l'elettroencefalogramma, poi la terapia va fatta con dei farmaci, i cosiddetti FA, che sono farmaci antiepilettici, che sono poi dei sedativi per il sistema nervoso centrale, per cui noi abbiamo ad esempio le benzodiazepine usate per il piccolo male, i barbiturici usati per il grande male. Certi soggetti di epilessia guariscono nell'età adulta. Poi diciamo che l'epilessia è anche compatibile con la guida, purché diciamo non si abbiano crisi da almeno 1 anno. Una volta bisognava che non si avessero crisi da almeno 2 anni, poi dal 2010 in poi basta 1 anno. Ok, spero che questa lezione sia stata utile, arrivederci.